Eccoci qua. Questo è il disastro che oggi abbiamo trovato entrando dentro il magazzino. Guardate che c'è qua. Rischia tutto. Giochi di Goldrick. Fiabe che hanno 50 anni. Guarda. Guardate che c'è qui. Guarda. Credo che per due persone che vivevano di questo, siamo al disastro totale, mannaggia. Andate. Fiabe di 50 anni fa. Come si fa a buttare 50 anni di gioco? Andate. Giochi della furga. Sebbino. Butteremo migliaia di fumetti. Guardate che c'è qui. Oh no. Il disastro totale. Dire che siamo arrabbiati è nulla. Ora non sappiamo, credo che ormai non sappiamo più dove andare a sbattere la testa, perché aver perso un capitale del genere. Non sappiamo chi rivolgerci, a chi ci possa aiutare a rimetterci di nuovo in carreggiata. Guai, distrutto. Ruota della fortuna. Tutto è andato perso. Robot che si abbiamo messo sopra, tutti bagnati. Siamo riusciti a salvare 3-4 pezzi. Tutto bagnato. Non so a chi rivolgermi. I nostri amici politici oggi ascoltiamo, si rimpallano pure da una parte all'altra le responsabilità. Per cui anche se volessimo chiedere una mano a sti signori, penso che potremmo morire. Già il coronavirus ci ha distrutti perché non ci permette più di lavorare. Poi ritroviamo pure una situazione del genere perché abbiamo degli amministratori che tutto fanno per noi, tranne che rendere questa città urbana. La chiamano metropoli, ma io capisco che l'acqua sia stata fortissima, ma però non si è riuscita a salvare gente, auto, mezzi, depositi. È un casino. Non so. Noi siamo fiduciosi e non piangiamo perché non vogliamo che questi signori ci vedano anche piangere. Forse questo è un capolinea.